Ok. Ma perché? Ma come contesto quattro, mi stanno per cazzo! Devi contare fino a... Questo è il 5! Sono 3 e 4! E 1, 3 e anche le elementari! Inizio 1, 2, 3 e 4! Scherzo, non è un cazzo! Ma perché devi... Non dai 4! No, basta fare il vice per celeste le cose. Fantastico. Spirito del rock, guardando quest'uomo, questo ragazzo al pianoforte, si capisce perfettamente che cos'è lo spirito del rock. E non nego di aver scritto il testo di questa canzone anche ispirato dalla figura di Alberto. A vederlo a me ricorda personalmente molto, molto Lennon e anche un po' uno sciamano. La passionalità che ci mette è assolutamente in linea non solo con la canzone ma con come io concepisco la musica. Bello. Bello, 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 bello. Tanta vita, bello. Oh, occhio. Era un ragazzo perso nel tuo suono. Sono un bambino e adesso cosa sono? Ah, che pirla, e ora cosa sono? Non sbaglio a fare parole. Beh, era bello lo stesso, Sono un bambino e adesso cosa sono? Bello anche. Sì? Sentiamola se non hai detto che pirla. No, poi non ho finito le parole, rifaccio. Beh, sarebbe geniale lasciare questo e questo. E adesso cosa sono? Ah, che pirla! Aspetta, fammela risentire solo per sfizio. Si è risposto da solo. Era un ragazzo perso nel tuo suono. Sono un bambino e adesso cosa sono? Ah, che pirla, è ora. Ti prego, teniamo una cazzo bellissima. Cioè no, cioè ovviamente, però a cazzo da... Sì, sì. Faremo un CD con tutte le ghost track, le cazzate, cose bellissime. Era un bambino e adesso cosa sono? Era un po' Ramazzotti. Cosa sono? Cosa sono? E adesso cosa sono? Ma però non è male. Anche questa è molto bella. Senti questa, faccio ancora una. Vai. E un ragazzo perso nel tuo suono. Era un bambino. E adesso cosa sono? Grande. Grande. Con i suoi tempi, esatto, con i suoi tempi, le sue... Fammi sentire. Le sue distanze. Bello, cara. Era un ragazzo perso nel tuo suono. Era un bambino. E adesso cosa sono? Ah, vabbè, allora io ho finali. Io ti lascerei da solo, io credo nello spirito del rock. O proviamo l'unico. Guarda, no? Io avrei piacere se io credo nello spirito del rock ci fosse, cioè la cantassi con me. Allora la risento e la facciamo all'unisono. Ok. Grazie. Io credo nello spirito del rock. Va bene. Te sputo in faccia. Io credo nello spirito del rock. Bellissimo, cazzo, perché anticipa. Distorto, filtrato. È bellissimo, cazzo. Alberto? Sì. Poi prima, quando stavi proprio provando il microfono all'inizio, no? Ogni tanto sparavi qualche parola in americano, proprio da bluesman. Sì, ok. Qualsiasi cosa, anche un ruto. E la cosa che mi piace molto è questa commistione tra aspetto americano, quindi propriamente rock and roll, e invece un vocalismo quasi indiano, cioè che arriva da lontano e ti prospetta una dimensione dello spirito, esatto, no? The quindi, great spirit, esatto. Visto che tu avevi magari apprezzato più dei
degli episodi più intimi, più cantautoriali. Vabbè, più... ma questa è più però, questa celebrazione. Quindi... ho detto comunque Al su questo mondo c'è dentro. Sì, sì, sì. E allora volevo portarlo più verso questi binari. Quindi mi fa. No, mi piace, poi ti dico quelle due frasi lì. La parte, quella ultima proprio, cantata quella così più a tempo ma dimessa, mi sembra la più giusta. Sì, sì, cioè, sì, più caratterizzata. Sì, 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 sì. Ma poi alla fine la sparata qua è divertente, poi magari, ecco, scegli due tutti fanno, che sono nell'economia del tutto, per non esagerare. No. Ce n'è, ma guarda, adesso dobbiamo bilanciare bene i mix, il montaggio e tutto quanto. Perché cioè già col piano ha cambiato sì. Molto aspetto. Prima era la cosa un po' veramente tra lo stone, il mondo sì. 70, ma anche un po' panchettoso, moderno. Invece volevo proprio spostarla verso il... Certo, Jerry Lewis Street. Sì, ecco, una cosa più di questo tipo. Bello. Grande, questo uomo che è un po' il clone in giovane di Umberto Smaila. Ve lo vedo con un paio di baffetti. Ecco qua, il nostro domese Doc. Grande.